quindi odori che significavano qualcosa. Detto questo, però, il Duca Riccardo V non ci stavano, quindi dice, vabbè, noi li spariamo. Spararono un paio di cordate, ma passarono molto alto rispetto ai musici che erano su la cattedrale appunto di Santa Croce, e questo addirittura aumentò gli schiamazzi da parte dei fiorentini, che prendevano ancora più in giro. E per questo, per farvi capire come il carattere del fiorentino stesso polemico, non gli va mai bene nulla, si chiede sempre il 100%, noi siamo la città più bella, noi siamo più belli, a calcio ci siamo più bravi noi, insomma è il carattere del fiorentino, che poi però ha un grande cuore. Come diceva Luigi, è una cosa che viene da lontano, questa del carattere dei fiorentini, quindi già dal Medioevo e dal Rinascimento il carattere dei fiorentini si esternava proprio anche in questa situazione, e di conseguenza Carlo V probabilmente in quel periodo non c'era lì nel momento dell'assedio, però insomma sicuramente gli avranno raccontato questo scherno che i fiorentini gli hanno fatto. Entra anche la cavalleria pesante, che non faceva parte, Filippo, vero? Però uno è Marcantonio, sì, che è un po' il fondatore di questa sì, ha fondato questo nuovo gruppo di cavalleria pesante, e quindi ha, diciamo così, creato dei costumi appositi per uniformarsi al corteo storico della Repubblica Fiorentina, che precisiamo è un corteo militare, completamente militare, a riposo, nel senso proprio apparata, certo. Quindi ci sono sì delle armature, ma come vedete gli elmi non sono proprio in tutte le guarnigioni e i plotoni, quindi è un esercito militare apparata, di conseguenza il passo è militare, tutte le formazioni sono di tipo militare, hanno un capitano, un alfiere e un portabandiera. Allora, con Renzo Abrevi, non vedo la squadra dei rossi. Intanto il quartiere, rappresentato appunto dalle varie corporazioni e dai loro rappresentanti, appunto, però non c'è la squadra. Sembra proprio una scelta di così tattica, chiamiamola tattica, no? Di entrare proprio dopo il saluto finale, perché ancora la squadra è lì a scaldarsi, a concentrarsi. Sembra proprio una scelta proprio fermamente voluta. Vabbè, vedremo, anche se ci avrebbe fatto piacere veder scorrere anche i calcianti di parte rossa. Mentre si sta per concludere il corteo del calcio storico fiorentino, un corteo di 530 figuranti. Io spererei che insomma entrano anche i calcianti rossi per il saluto alla voce e l'omaggio a tutte le autorità. Ecco, guarda, dovrebbero eccoli, entrare eccoli, eccoli, guarda, vediamo. Mi sembrava strano che entrassero dopo, perché insomma il saluto alla voce è una cosa molto importante, fa parte del protocollo, ma fa parte anche dell'omaggio alla città, di tutto, esatto, il corteo storico e degli stessi calcianti. E infatti stanno per entrare, ecco, li vediamo. Stanno per entrare, no, benissimo, di questo sono molto contento. La curva che sicuramente adesso, la curva di Santa Maria Novella, omaggerà appunto. Eccoli qua con le bandiere rosse del quartiere di Santa Maria Novella, che entra in campo. Contro i verdi quest'oggi si giocheranno l'accesso alla finale del 24 di giugno, che naturalmente RTV 38 vi mostrerà. E a tal proposito vi ricordo anche, nella giornata di domani dalle 21:20, Hometown of Fashion 2014 al Ponte Vecchio, con il grande regalo di Stefano Ricci a Firenze, no? Regalo. La nuova illuminazione del Ponte Vecchio, e naturalmente RTV 38 sarà presente e vi farà vivere anche questa emozione di Firenze. Come sarà presente anche il corteo storico, una rappresentanza del corteo storico della Repubblica Fiorentina e dei bandierai degli Uffizi. Ricordiamo che come ospite principale domani sera c'è anche Bocelli. Esatto, sarà una serata veramente molto particolare. Stefano Ricci dovrebbe essere il magnifico messere. No, lo sarà, confermato il 24 giugno. Sì, c'è l'ufficialità che Stefano Ricci sarà il magnifico messere della finalissima, di cui
per adesso conosciamo soltanto una squadra, vale a dire i bianchi guidati, ma non saranno guidati in questo caso da Marino Vieri, che ieri è uscito per un grave infortunio, ma che ha portato, diciamo così, la sua squadra alla finale. E poi oggi vedremo tra i verdi di San Giovanni e gli i rossi di Santa Maria Novella chi riuscirà ad arrivare in finale. Ci avviciniamo a quello che è il momento più emozionante, almeno per me, perché il Viva Fiorenza, penso per tutti, riportandolo a quello che era, che doveva voler dire in quel giorno, il 17 febbraio 1530, ai nostri avi che purtroppo stavano vivendo momenti di grande crisi, di grande difficoltà, di lì a poco sarebbe caduta Firenze, però insomma era un messaggio forte di stare uniti, di lottare fino alla fine. Sì, la cerimonia del saluto alla voce, che sono dei comandi militari dell'etichetta del XVI secolo, che porteranno tutti i 530 figuranti e tutti i calcianti ad avere un atteggiamento di rispetto verso le autorità, che in questo caso sono le nostre autorità, quelle della nostra città, del magnifico Messere, e al tempo del 1530 sicuramente erano quelle della Repubblica Fiorentina. Senza ombra di dubbio, il tempo, diciamo, ci ha dato una mano. Via, diciamo, per che il momento, questi due giorni, ecco, l'ideale sarebbe questo. Io almeno da telecronista odioso, poi figuriamoci per essere in campo. Onestamente, con una temperatura in questo modo, credo si giochi meglio. E anche per chi è a vedere la partita è tutto un altro, un po' più tranquillo, Pietro. No, come dicevi, scusa. Per il clima. Sì, il clima è molto tranquillo. Io credo anche assisteremo. La temperatura, dico. Sì, si può giocare, come diceva prima, il caldo non agevola nel contatto e che fa perdere lucidità più rapidamente, ma mi sembra ci sia anche un gran clima tra le tifoserie. Io sono certo che assisteremo a una grandissima partita oggi, ne sono certo. Beh, come abbiamo assistito ieri, Renzo. Sì, 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 sono convinto anch'io che sarà una partita giocata, combattuta ma lealmente, che poi alla fine è l'importante, che non succeda niente. È cambiato molto, Ciara, Salve Franceschi, il calcio storico negli anni, no? Non è certo il calcio storico che giocavi tu o che giocava Renzo, però forse se questo deve essere un passaggio da portare avanti per tramandare nel futuro questa tradizione, che sia. Allora, tutti gli sport cambiano, anche il calcio non è più quello di vent'anni fa, e altri sport sono tutti cambiati, l'evoluzione, la competenza tecnica, atletica, tutto cambia. È chiaro che io sono legato a un certo tipo di gioco e mi piace più vedere le azioni, palle alla mano. Gli ultimi 10 minuti di ieri mi sono piaciuti, ma tutto il resto, insomma, io ero anche un giocatore, preferiva sempre giocare che giocare la palla, era la cosa fondamentale. Quindi a me mi piaceva quello. Esatto. Quindi però ormai il gioco è questo e ci si adatta a questa situazione, anche se per me con qualche regola magari anche un po' anacronistica, però si potrebbe ritornare a giocare un po' di più, anche questo fatto di tenere palla tanto senza pagare dazio. Noi per esempio, chi vince il sorteggio della palla ha un vantaggio incredibile, perché teoricamente tiene palla finché non fa maccia. Vabbè, si potrebbe esatto, dovrebbe essere messo una regola che dopo 8 minuti la palla deve perlomeno giocata. Esatto, giocato o cercare un tiro dentro la caccia, se no la palla va all'avversario. Io ricordo, ci fu anche una provocazione di Massimo Sandrelli un paio d'anni fa, che disse, cioè, ma togliamo questa storia del tiro che se va sopra la caccia e dà mezza caccia all'avversario, perché in questa maniera magari effettivamente limita un po' limita il tiro da lontano, il calciante, insomma, prima di tirare da lontano insomma ci pensa due volte. Aspetta, scusa, no, dissento su questo, non sono d'accordo. La mezza caccia è importante, perché abbiamo visto proprio finire partite, vincere partite per un errore, e questo per conto mio sanno la cosa verde, è bello. Poi ovviamente giustamente ognuno è della propria opinione, però per me la mezza caccia fa parte della partita, ecco.
Ma io sono più invece, a me piace proprio questa palla ferma. A me, sono forse un purista di questo gioco, mi piace il contatto, la botta, ci sta. Però anche il pallone giri, io sono più per, non so se questo è fattibile, più di 4 minuti, 3-4 minuti. Sì, come diceva Francesco. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché sennò diventa un po' stantio e anche per chi vede non è spettacolare. Certo, certo, da questo punto di vista io trippo, onestamente. Sì, no, ma credo anche che negli ultimi anni si sono viste delle evoluzioni, dopo quello stop clamoroso di qualche anno fa, insomma, si è ripristinato un po' tutto il torneo, si sono viste nuove regole che comunque hanno favorito la conclusione di vari tornei fino a quello di oggi, e le proposte secondo me possono essere anche messe sul campo e condivise con tutte e quattro le squadre, e molto probabilmente, se la cosa è positiva, potrebbe anche essere un motivo valido per cambiare, certo, qualcosa. Qualche nozione per quello che riguarda l'aspetto tecnico? 68x32 è la misura del terreno di gioco, terreno in sabbia, anzi tufo, ora è tufo, tempo la sabbia, ora chiamiamo la sabbia, è tufo. La porta è praticamente 32 metri, ma alla metà, 18 metri, c'è la garitta dove deve stare l'alfiere con la bandiera. Quando viene segnata la caccia, ovvero quando la palla va a finire dentro la rete, c'è il cambio di campo. Se c'è la mezza caccia, no, si rimane sempre con con la solita la posizione. Campo, sì. Quando viene segnata la caccia, la bandiera della squadra che ha segnato la caccia sta bella alta e in a vento, diciamo così, che può essere vista, mentre quella della squadra che ha subito viene arrotolata e portata bassa, naturalmente. Esatto. Quando si fa il cambio campo, che le squadre praticamente si incontrano al centrocampo per cambiare, e l'obiettivo appunto è quello di mettere il pallone dentro la caccia. Ci sono 27 giocatori in campo per squadra, con molti attaccanti, ben 15 sono dinanzi o corridori, che dir si voglia. 4 sono i portieri, che sono i datori indietro come terminologia storica, poi ci sono i datori innanzi e gli sconciatori, che sarebbero i terzini, e gli sconciatori, che sono sono la linea mediana, che è quella che dovrebbe funzionare da filtro un po' per tutta la tecnica di gioco di ogni squadra. Naturalmente i 15 innanzi, i 15 attaccanti, danno una mano anche per tutto il gioco in generale. L'evoluzione del gioco negli ultimi anni ha portato a questo blocco un attimo e studio fra le due squadre, ma la maggior parte dei giocatori, dei 27 giocatori, sono protesi all'attacco. Ecco, allora, dovrebbe ci iniziare il saluto alla voce. Siamo a saluto alla voce con Luciano Artusi, il nostro Gabriele Lachi è pronto lì. Quando smettono i tamburi inizia la cerimonia del saluto alla voce. Ecco il maestro dei musici che sta bloccando il bandone. Luciano Artusi. State attenti al comando! Questo è il saluto del corteo del calcio storico, la Repubblica Fiorentina, l'esercito della Repubblica Fiorentina saluta il pubblico e saluta il magnifico messere, che oggi è impersonificato da Oliviero Bea. Queste sono comandi e regole dell'etichetta militare del 1630.
rimettetevi, le armi a terra. Riposatevi sulle vostre armi. Gridate con me. Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! E questo, benché sia più di 20 anni e faccio la telecronaca del calcio storico fiorentino, a me vengono sempre i brividi perché è il momento più emozionante. Ricordando quello che nel 1530 sicuramente i nostri concittadini avi hanno passato. Adesso ecco l'araldo della signoria che legge la grida al magnifico messere. E sempre in magnifico messere, dinanzi a te si è radunata in questa piazza che testimone fu di storico evento il popolo di Fiorenza, onde rinnovare secolare tradizione ed al contempo renderti omaggio. Or tu vedrai opposte schiere lottare, onte dimostranza dare dello spirito battagliero ma cavalleresco che sempre ha contraddistinto la nostra città. Che la vittoria premi il migliore e che il gioco ti piaccia. Or, con tua licenza, magnifico messere, disporrò che sgombro sia il campo e che la tensione inizi. Maestro di campo, a te il comando. E questo era il... Adesso si comincia a giocare. Tutti i figuranti lasciano il campo in modo abbastanza veloce. Rimangono le due squadre. La grida, sì. Rimangono 27 calcianti rossi, 27 calcianti verdi, più il capitano e l'alfiere in campo e gli arbitri. E inizierà la partita. L'araldo della signoria, che è personato dal marchese Umberto Bartolini Salimbeni, e che appunto avete sentito ha letto quella che è la grida riportata proprio tramandata dall'origine storica. Sì. Esatto. Quindi intanto Massimiliano Lotti è l'arbitro della partita. Tuccio Baglioni, sempre il maestro di campo. Si comincia questa finale che vede di fronte i verdi di San Giovanni contro i rossi di Santa Maria Novella. L'obiettivo è la finale del 24 giugno contro gli azzurri, contro i bianchi di Santo Spirito, che ieri hanno battuto per 2-1 gli azzurri di Santa Croce. Si stanno preparando per l'inizio della partita. Guardate, molto bella la disposizione dei calcianti verdi ma anche dei rossi in campo. I 15 attaccanti sono tutti sulla linea avanzata. Poi ci sono, in questo caso dei verdi, sono due soli portieri e non quattro, ma queste sono le tecniche di gioco che naturalmente... I verdi ce l'hanno, invece rossi... hanno un portiere vale per tre, perché insomma... Naturale, è un verdi. Professionista. Invece, come vedete, i rossi hanno i quattro portieri proprio schierati perfettamente. Primo piano per il pallaio, con i quattro colori, la maglietta con i quattro colori e con la palla con i spicchi rossi e bianchi, che sono i colori di Firenze. Mentre vedo che, diciamo, l'assetto tattico della formazione dei rossi è proprio quello usuale, con quattro difensori. Sì, si parte. Sembra leggermente più difensiva la nostra, il nostro schieramento, leggermente. Iniziata la partita. Sarà Pietro, come ieri, momenti di scambi? Sì, io credo ci sarà un momento iniziale di scambio, perché è così, un po' di studio. E poi penso si comincerà a giocare. Comunque si inizia con gli scambi subito al centrocampo. Speriamo sia una partita corretta. Ma
senza dubbio, insomma, sappiamo che rientra nella regola lo scontro fisico, il testa a testa. Il testa a testa rientra sempre in questo gioco, se vogliamo così chiamarlo, e però fa parte di quello che era un tempo un esercizio ludico per mantenere la vigoria fisica, per poi essere pronti a combattere sul serio sul terreno della battaglia, sul terreno dove non c'era da tirarsi soltanto dei colpi, ma lì si rischiava davvero la vita. Hanno guadagnato qualche metro i rossi. Ora qui naturalmente c'è da cercare di aprire un varco per poi passare con la palla che ricordiamolo per il momento è stata sorteggiata ed è in mano ai verdi. Sì, palla che è in possesso dei verdi, che stanno leggermente arretrando, ma avendo il possesso della palla si possono permettere di arretrare. Tanto la palla ce l'abbiamo noi, non è che se la palla ce l'hanno loro possono partire. Intanto Gianluca Berti riceve il pallone da Birghillotto, se ho visto bene. Birghillotto. Ecco, c'è già una prima espulsione. Un giocatore però di che colore, se avete capito? Corvo verde mi è sembrato il sentito. Corvo verde, abbiamo la lista con il nostro Pietro Futuro. Vediamo un po' se riusciamo. Probabilmente c'è stata una scorrettezza e Corvo, la cui penalità è l'espulsione. Corno, sì, Corvo verde. Ralf Oxa. È un ragazzo albanese, Oxa. Ralf Oxa, che però ancora non so se è già uscito. Pare di no, vediamo. Questo però è il problema numero uno del calcio e costume, ossia far uscire dal terreno di gioco quelli che sono, diciamo, espulsi. Il problema numero uno, Filippo. Sì, questo in passato ha creato notevoli problemi, notevoli situazioni da risolvere. Ieri comunque si sono comportati benissimo, sono usciti quasi subito gli espulsi. Adesso voglio dire, nella parte iniziale della partita gli ormoni sono molto, molto a fior di pelle, quindi c'è sempre la voglia di prevalere di uno sull'altro, e questa situazione che vediamo, diciamo, per i telespettatori è abbastanza normale, cioè non ci si deve preoccupare per un momento fisico, di questo tipo. È lo studio fra le due squadre e cercare di capire la potenza dell'avversario anche singolarmente, perché come dicevi prima è ammesso il testa a testa e quindi c'è la possibilità, diciamo, di confrontarsi uno contro uno. Il testa a testa ha portato a questo schieramento, perché chiaramente non puoi mettere 15 contro 15, perché poi comunque non sarebbe così, si portano tutti avanti, ognuno vuol dare il suo contributo per cercare di arrivare più là possibile. E intanto con questa pratica vediamo che hanno guadagnato diversi metri i rossi. Testa a testa ha avuto in questi ultimi anni ha avuto anche un grande merito, che è quello che ha evitato le risse praticamente. Sì, che era la cosa che teoricamente doveva essere evitata ad ogni modo. Essere espulso adesso ancora non lo so. Eccolo la nostra regia prontamente va sul calciante, che dovrebbe essere lasciare il terreno di gioco, ma che è ancora in campo, e vediamo che stanno evitando di uscire in maniera anche abbastanza ci sono dei momenti di grande scontro ed è rientra nella regola del calcio contro. Dovete pensare che questo, fate conto, grande coraggio di vedere due fazioni di un esercito, che poteva essere quello romano, se no anche quello dei greci, che si affrontavano così per mantenere una certa vigoria e anche poi la voglia di sopraffare l'avversario, no? Sicuramente la grande energia che ci voleva era quella di trasformare l'energia in energia muscolare per poi andare a fare la guerra, naturalmente. Mario Taccetti porta il calciante fuori. Lo sta cercando di portare fuori. Mario Taccetti, uno degli anziani, uno dei vecchi del calcio storico fiorentino, l'alfiere dei verdi. È andato Mario con il suo carisma, ha portato via, perché la partita
non va avanti. Ora però cerchiamo l'espulsione di non farle diventare, parlo per tutte le squadre, certo, una cosa un po' troppo semplice. Questo però... è un contatto maschio, è chiaro, quando vengono fatte le scolette, io non ho visto, però che sia ancora sempre un gioco maschio. Sì, sì, quello, naturale, quello senza ombra di dubbio, Renzo, certo. Renzo Previ, però se c'è un'espulsione... Bisogna rispettarla, le regole sono regole. No, in effetti... può essere stata giusta, anche perché stasera mi sembra rispetto a ieri un po' più cattiva la partita stasera. Sì, da un punto di vista dell'affrontarsi sicuramente. Ancora calciate in campo, vabbè, ci sono appunto provato anche Mario Tracetti, che è sicuramente uno dei punti di riferimento del calcio storico fiorentino nel quartiere dei Verdi, mentre c'è un calciante verde, Pietro, che si guarda, è dolorante, non riesce a camminare. Sì, è Antonio Castiglia, ora c'è un battibecco fra il nostro capitano e un segnaline, chiamiamolo giudice Nena, non so come si chiamano. Comunque Antonio Castiglia è dolorante al ginocchio. E mi stavano facendo notare che sta uscendo un calciante di parte rossa, che però non riesco ad individuare. Ah, è già uscito. Sì, forse dai sanitari, però sta camminando. Sì, sta camminando, quindi diciamo che stanno cercando di far uscire il calciante verde espulso. Esce. Alessandro Franceschi, Ciara, la cosa più difficile è questa, cioè far uscire dal campo chi è espulso. Perché non c'è delle regole chiare, non c'è delle sanzioni che ti permettano di applicare questa regola. Cioè, bisogna trovare un sistema perché chi è espulso esca. Comunque abbiamo visto che un po' Mario Tracetti, un po' gli altri sono riusciti a convincere il calciante ad uscire e un calciante, avete perso sì, mi sembra si sia fatto male a una mano Tuliak, un nostro calciante. Quindi in sostanza siamo 26 contro 26, perfetta parità alla mano. 8 minuti dei 50 previsti, 0-0, e mi sa che anche questa di stasera sarà una partita tiratissima, come fu quella di ieri, dove abbiamo visto sicuramente per il momento, rientra nella regola i primi minuti di studio e di verifica della potenza fisica dell'avversario. E volevo ricordare che i calciati che escono sia per l'espulsione che per infortunio non possono essere sostituiti. Infatti il problema numero uno del calcio in costume è proprio questo: non hai la possibilità di fare sostituzioni, quindi potresti rischiare. Quindi quando si va allo scontro fisico, non è... Abbiamo un report medico intanto per quello che riguarda il calciante di parte rossa. Sentiamo Gabriele Lachi. Sì, allora il calciante che è uscito è Tuliak e ha riportato la frattura ad un dito della mano. Lo dovrebbero trasportare al CTO entro breve. Quindi un altro infortunato, fortuna alla mano che diciamo è la regola, Renzo. Sì, quello ovviamente. Con questi scambi ravvicinati ovviamente all'ordine del giorno farsi di questi infortuni, ovviamente speriamo non sia niente di grave, che il ragazzo possa rientrare perlomeno. Senti, però insomma i rossi stanno cercando di conquistare quei metri importanti per poter poi dare, sì, magari sono leggermente avanti alla linea di centrocampo, diciamo, però ancora insomma le linee sono belle compatte, non ci sono cedimenti, la palla è sempre in mano ai Verdi ovviamente. Ecco, ma chi non partecipa allo scontro sono coloro che poi dopo dovranno cercare di entrare nei varchi che si creano e si formano per vedere di fare il calcio, come è successo ieri. La prima caccia è stata eloquente. Intanto qui vediamo Luca Borselli e l'arbitro che riceve un colpo. Massimo Lotti, l'arbitro. Magari infatti vediamo Luca Borselli. È stato espulso Lopez. Massimo Lopez. E
che è uno dei riferimenti del calcio storico di parte rossa, che viene espulso uno dei pilastri, diciamo, Franceschi, del sicuramente, ma sicuramente si è sbagliato. Io non ho visto, stavo guardando un'altra cosa e quindi non ho visto, però è un giocatore, sicuramente perdiamo un pilastro, perché ha una grinta, un carattere, e ci sente, è nato in questo quartiere e la sua storia, insomma, dice sempre stato presente, ha sempre... Un po' a fatica però esce, piano. Comunque siamo usciti molto prima noi che dell'altro acciaio. Sì. La cosa positiva di queste situazioni, che sono sempre un po' particolari e anche abbastanza complesse da gestire, è che i capitani delle proprie squadre sono proprio i capitani delle proprie squadre che danno veramente una mano al convincimento, perché l'attaccamento del calciante di giocare la partita è troppo forte indipendentemente dalle gesta che fa. Lui vuole rimanere in campo perché è attaccato al proprio quartiere e vuole contribuire eventualmente alla vittoria della squadra. Quindi i gesti di accompagnamento da parte dei capitani, da parte dell'alfiere e degli stessi compagni di squadra quando c'è un'espulsione e l'accompagnamento fuori dal campo è un gesto di sportività, è una cosa molto positiva. È un po' come quando vengono espulsi i giocatori in campo di calcio. Quante volte abbiamo visto il calciante che non vuole assolutamente uscire, il giocatore di calcio che non vuole uscire dal terreno di gioco, che non vuole essere espulso, che addirittura sulle sostituzioni, no? Vogliono essere sostituiti. Poi lì se le prendono con l'allenatore, c'è sempre un po' di situazione. Certo, qui chiaramente non c'è la sostituzione. E quindi quando il giocatore calciante viene espulso deve uscire. Mentre posso garantire che gli infortunati, almeno che proprio quello, o non possa camminare come ieri Magnolieri, sì, o come oggi una frattura di un dito, di una mano, che chiaramente una frattura alla mano non può, se no rimangono in campo fino alla fine, rimangono in campo anche con delle ferite abbastanza evidenti. Questo l'abbiamo visto in passato in tanti momenti con qualche zigomo rotto eccetera. C'è un calciante che di parte rossa terra, che è rimasto a terra, e un altro l'ho visto che si stava facendo medicare dalla misericordia. Ecco la barella, ecco la barella. C'è una barella per il calciante di parte rossa che mi dicevi, Renzo? Sempre a terra, taglio più lume, ecco, sì, infatti si rialza. Sì, prova a rialzarsi, ma lo vedo male con la gamba. Si è rialzato. Prova a rimanere in campo, ovviamente, ma insomma è difficilissimo. Tanto è partita proprio sotto la tribuna. Calciante rosso a terra, vicino a dove sono adesso le scaramucce. Sì, questo rientra nella regola. Attenzione, perché questa attenzione è tattica. Virgilotti, fermato Virgilotti. Placcato Virgilotti. E la palla però è ancora in gioco, attenzione. Palla ancora in mano ai verdi. Palla in mano ancora ai verdi e Virgilotti e lui si è rimasto a terra. Che vedo arrivare la barella. Ecco, sì, allora ci sono, c'è, sì. Lo portano via, sì. E dovrebbe essere il portatore di palla che dicevamo. Virgilotti l'hanno intubato, si vede? Sì. Nel placcaggio ha avuto probabilmente. Forse è andato a sbattere contro... Sì, nella balaustra, perché siano. Le balaustre siano protette da imbottiture, ma insomma sono abbastanza rigide. Daniele Virgilotti, ma per tranquillizzare anche un po', forse è stato più spettacolare che altro, perché ha battuto contro la protezione. Sì. Aspettiamo e daremo notizie. Comunque, sì, intanto abbiamo il nostro Gabriele Lachi che prontamente ci farà sapere delle condizioni di Virgilotti, che tra l'altro era l'arma in più. La velocità di Virgilotti è sicuramente straordinaria. Renzo, a brevi, ecco tiro, attenzione, palla fuori, mezza caccia per i rossi. Vedi l'importanza della mezza caccia. Si ritornava al discorso di prima, vedi? Mezza caccia per i rossi che partono in vantaggio e con questo tiro dalla distanza. Quindi per spiegare, errore, allora il tiro è stato effettuato da un calciante verde. Attenzione, ecco il replay, vediamo il replay. Che prontamente la regia ci propone, ecco, vediamo. Ecco il calciante che prova
il tiro e la palla va fuori sopra alla rete e quindi mezza caccia per chi subisce il tiro. Adesso vediamo se riusciamo anche a individuare colui che ha effettuato il tiro dalla distanza. Prezioso ha tirato Giovanni, ha visto lo specchio, lì andava tirato troppa forza e la palla forse dall'alto verso il basso. Comunque la partita è ancora lunga, ancora lunga. Ancora lunga, sì, in effetti. Ecco il pallone sulla mezzeria, l'arbitro. Attenzione, qui vediamo Virgillotti. Eccolo qua, si rialza, si rialza, quindi possiamo. Gabriele Lachi, sentiamo un po' le sue notizie. Mi tranquillizzo sulle condizioni del calciante verde appena uscito in barella, è rimasto in barella per qualche minuto sdraiato in terra subito all'uscita del campo, aveva perso momentaneamente i sensi, ma adesso si è addirittura alzato sulle proprie gambe, quindi è già sceso dalla barella, lo stanno naturalmente assistendo. È stato un tiro dei verdi parato da un giocatore indietro. Sì, stavamo dicendo che potrebbe anche rientrare in campo. No, ma lui è uscito per infortunio, se sta bene può rientrare e continuare a giocare naturalmente. Ecco, qui vediamo il replay del tiro precedente. Ecco, parato da un giocatore indietro. Senza problemi. Ora, Gianluca Lapi di questi tiri li faceva da 35 metri, ma Gianluca aveva una maestria da questo punto di vista. Una maestria e non solo da questo punto di vista, gran braccio, gran giocatore. Capacità balistiche non indifferenti, grandissima persona. E riusciva a segnare da distanze importanti, insomma. Era un po'. Lui ha fatto il portiere anche come calciatore, di conseguenza il rinvio con il braccio era una delle sue specialità. E ha fatto tantissime calcio dalla distanza. Gianluca Lapi è soprannominato Lorenzo il Magnifico del calcio storico, voglio certo. dire, è un personaggio molto importante. Ci si potrebbe aspettare quindi qualcosa anche da Gianluca Berti, che essendo portiere di Serie A ha sicuramente nelle sue corde il lancio dalla distanza anche abbastanza preciso. Adesso sono i verdi che hanno guadagnato metri. Sì, il pallone è in mano alla squadra dei Rossi di Santa Maria Novella, che stanno cercando di aprire un varco nella linea dei verdi. Non hanno cambiato campo perché è mezza caccia, non perché mezza caccia non si cambia campo. Esatto. Però cioè, la mezza caccia di vantaggio è importante. Importantissimo. Vediamo intanto il replay, qui vediamo lo scambio con il calciante di parte rossa, che per evitare di essere colpito è inciampato e andato indietro, non è stato colpito Renzo? Sì, no, ma dicevo, stavo guardando la palla è in buone mani, ce l'ha Rosario Uva, uno dei più forti nostri giocatori, se credo, vediamo come la gestirà, ma penso non ci sia problemi. Rosario è uno che sa veramente giocare a calcio storico. Allora, siamo al 18esimo minuto e 23 secondi, mezza caccia per i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni. E c'è un calciante di parte rossa che zoppica abbastanza vistosamente, ma ho visto anche il calciante di parte verde. Anche la sportività del giocatore verde che non ha accettato il testa a testa perché il giocatore rosso è zoppicante. Ecco, così ci siamo. Esatto, queste sono le cose da sottolineare. Queste sono le regole. Esatto, sono le regole non scritte che dovrebbero far parte del calcio in costume. Ha sottolineato una cosa giusta. Okay. Intanto vedete che appena c'è un accenno si cerca subito di riportare la calma, perché chiaramente chi è in campo vuol dare il massimo per il proprio quartiere e per la propria squadra. Poi però ci sono il giudice di campo e gli arbitri che danno una mano. Che cercano, e i capitani e sì. naturalmente anche gli alfieri, che cercano di riportare la calma, di far passare quell'attimo che magari sì, quell'attimo può essere di nervosismo che magari può portare a dei gesti un pochino scorretti, invece in questo modo si riesce a sedare un attimino lo scontro fra i due. Ecco, il grande affare l'abbiamo visto di chi è il Palazzi. Ho visto infatti Palazzi e Mario, Frank Palazzi e Mario Taccetti, due grandi ex calcianti che hanno riportato la calma fra i loro colori. È importante questo che proprio il capitano, in questo caso l'Alfieri, riescano a calmare gli animi. È importantissimo. Infatti ho visto proprio in maniera
dura e decisa, Palazzi ha detto porta tutto indietro, basta, non voglio più vedere scazzottate di questo tipo. E chiaramente ci saranno ancora, però bisogna cercare di evitare quelle che possono diventare pericolose, cioè perché magari si intuisce e possa prendere una brutta piega. C'è, ora quando cala anche la condizione, le mani le muovi molto meno, perché il cervello ti dice una cosa e i bracci te ne dicono un altro, quindi certo. È fisiologico che cali. Comunque 20 minuti, 30 ancora da giocare, risultato di mezza caccia a 0 per i rossi di Santa Maria Novella su i verdi di San Giovanni. Ricordiamo che la mezza caccia è frutto di un tiro da parte della formazione dei verdi, con la palla che però ha sorvolato la caccia della squadra dei rossi, e questo per regolamento prevede appunto che si dia mezza caccia alla squadra che subisce il tiro. Qui vediamo due calcianti, parte verde e parte rossa, che si affrontano. È quello che praticamente è un problema, sta zoppicando, però vuole comunque stare lì a combattere, un po' mimando quello che era il grande Mohamed Ali, Cassius Clay, che teneva le braccia giù, non faceva guardia, e per poi colpire in velocità. Un'altra cosa molto dire, vuoi spendere due parole per Dario Petrone, che si vede c'ha un cuore grande come tutto l'isolotto, perché con una gamba praticamente in meno è dentro a combattere e a fare la sua parte, e in questo gioco qui sappiamo tutti che già è molto difficile quando si sta al 100%, senza una gamba è veramente un eroe. Potrei dire alla parte di Enrico Zotti, proprio. Sì, come c'è un calciante di parte verde, Antonio Casiglia, che è che 10 minuti c'ha la gamba, però conoscendo Antonio non molla, questa partita la finisce. Sicuramente ha un problema al ginocchio, perché si è toccato più di un'occasione proprio il ginocchio in uno dei primi scontri iniziali, e quindi sicuramente intanto c'è un calciante di parte rossa che ha provato ad impugnarsi delle linee difensive. Io penso che tra poco succederà qualcosa, perché c'è un buon movimento da parte del portatore di palla dei rossi, che sta cercando di spostare l'attenzione degli avversari da una parte del campo, per poi, diciamo così, colpire con un contropiede e andare in caccia. La cosa positiva che vedevo prima, quando comunque c'erano anche degli scontri importanti, era che i calcianti avversari si parlavano, e la cosa è molto importante, perché a volte con le parole si possono chiarire delle incomprensioni che magari non parlando queste cose non succedono. Oh, dicevo, è vero che qui c'è alcuni che fanno anche di mestiere il pugile, o magari fanno altre pratiche marziali, però c'è anche tanta gente che domattina deve andare a lavorare. Questo è un problema, quindi loro però sono coscientissimi che quando scendono in campo gli può succedere un infortunio, può succedere qualsiasi cosa. E intanto no, ci sono alcuni calcianti verdi, non sono ben marcati, non so. Sì, sono un po' liberi ogni tanto riescono a entrare nelle linee difensive della formazione dei rossi, cercando come prima anche addirittura di andare a prendere palla, e questo è importante, perché se un calciante prende palla è vero che è facile da arrivare alla caccia e ce ne vuole, però se uno rapido, veloce, ritornando all'origine, no, dell'arpastum che dicevamo prima, arpastum è l'attivo di strappare a forza, quindi il contatto fisico di prendere la palla e strappargliela dalle mani è proprio la base fondamentale del calcio fiorentino. Mentre Palazzi invita i suoi ad andare in avanti, a cercare di dare quello spazio, quel punto di riferimento al portatore di palla per poter cercare di andare a segnare, ma non è assolutamente semplice. Intanto provano ad andare in avanti i rossi, ancora guarda che i verdi lo stanno seguendo, uomo. Chi è il portatore di palla? È Rosario, come dicevo prima, in buone mani la palla, sta cercando un varco, ma non è facile. I verdi, vedi, si muovono sempre bene, con una diagonale perfetta, sono messi molto bene. C'è un calciatore a terra. A terra dei rossi, sì, c'è un giocatore a terra dei rossi. Si sta alzando. Sì, non ne vuole sapere, vuole continuare a giocare. Ha detto bene Alessandro, Dario è un cuore d'oro, dà tutto, non c'è problema. Perché legge, non ci sono problemi. Anzi, ma non ce la può fare, non ce la può.
Speriamo non sia niente. Ci mette davvero un gran cuore, ma Dario veramente forte. Ora ci sono una parte di calciati che cominciano a sentire anche la fatica dei primi scontri, del primo quarto d'ora. Insomma, i colpi ci sono stati, quindi sai, dopo 20 minuti, 25 minuti che sei sulla sabbia, in questo caso sul tufo, ma insomma si comincia a far sentire la fatica e anche i colpi che si sono scambiati, non è assolutamente facile. Guarda, lo dicevo prima, rispetto a ieri questa mi sembra un po' leggermente, tra virgolette, un po' più cattiva, maschia, diciamo, maschia. Più maschia. Ieri c'erano linee belle dritte, no? Oggi veramente si vede, sono più spezzate le squadre. E c'è una finale da conquistare che quanto manca ai verdi alla finale? Quanti anni? Sono diversi anni a questo punto, però come diceva bene Freddy, questa è una partita completamente diversa da quella di ieri, anche perché è molto maschia ma paradossalmente più corretta, vale a dire che le linee sono più spezzate, però ci sono testa a testa. Per adesso non abbiamo visto grandissime scoperte. Intanto c'è Petrone, no, veramente Petrone proprio mi sembra non ce la faccia, non ce la può fare, con tutta la buona volontà, sta cercando disperatamente di rimanere in campo. Espulso un calciante verde, sì. Espulso un calciante verde mentre non ce la fa. No. Sta cercando in tutti i modi, vuole rimanere, guarda, vuole rimanere. È encomiabile. Sì. Da questo punto di vista, guarda, addirittura saltellando cerca di rimanere sul campo, ovviamente ha avuto un problema anche lui al ginocchio, mentre viene espulso il calciante di parte verde che regolarmente lascia il campo. Anche questa è una bella cosa. Sì, subito siamo all'arbitro. Lascia il terreno di gioco e a questo punto, se non sbaglio, siamo a 24 sono i giocatori della formazione dei verdi, perché c'è Birghilotti per infortunio e due espulsi, sì. Mentre dall'altra parte sono in 26, però 25, perché se vogliamo lui Petrone è lì in campo, però Petrone insomma, lì, ma è fermo, diciamo, è difficilissimo che riesca a poter dare un apporto vero, cioè fa numero sicuramente se uno li passa vicino, non è che lui si sposta, anzi sì, 27 minuti della partita e praticamente adesso la fatica, come dicevo prima, comincia a sentirsi. Aspetta, Gabriele Lacchi dovrebbe, ecco, dirci l'espulso dei verdi. Sì, l'espulso dei verdi è Luca Bucci. Luca Bucci espulso, sai, ora c'è molta confusione in campo. Tanto che c'era un corridore, un corridore innanzi. Quindi uno dell'attacco. E l'attacco in questo momento comunque ci stiamo difendendo bene, le linee sono strette. Attenzione, ecco, perché attenzione. Lo spazio si è creato, Rosario Uva prova il tiro dalla distanza. Nessun problema perché parato, saltatore indietro, che adesso ha la palla e comincia ad avanzare dei verdi. Sì. Eccolo, passato la palla. I verdi. Vediamo, questo sì, in effetti la palla ora comincia a girare, sì. L'abbiamo regalata la distanza, la paura sì. Di tirare troppo da lontano, ma poi era siderale la distanza, ha provato Rosario, purtroppo la palla è tornata in mano verde e siamo al 29esimo minuto dei 50 previsti. Tra l'altro c'è una novità da quest'anno per gli arbitri. Hanno l'auricolare, questo probabilmente è diventata una cosa molto, molto necessaria, perché possono comunicare tra di loro, indicare qual è eventualmente il giocatore espulso, darsi delle regole interne proprio per cercare di arbitrare al meglio possibile. L'altra cosa importante è che il maestro di campo comunica con l'arbitro che si trova in torretta vicino allo speaker, cosa che era molto difficile fare senza auricolare dal campo verso la torretta. Esatto. Andrea Daroit, salutiamolo. Andrea Daroit è lo speaker, poi come vedi accanto c'è l'altro, uno che fa parte del gruppo degli arbitri. Esatto. Un altro verde espulso. E siamo praticamente a 23 giocatori dei verdi. Sì, ora cominciano a essere in inferiorità numerica notevole. Notevole, sì, cominciano a essere in inferiorità numerica notevole i giocatori dei verdi, perché appunto sono in 23. Adesso è stato espulso un altro giocatore che ancora, peraltro, non è uscito.
però insomma in 23 contro 25, diciamo così, e considerando che i minuti passano, la fatica si aumenta. Fa sentire, aumenta, e quindi senza dubbio è molto difficile. Però intanto la palla è in possesso, dei Verdi, quindi Verdi di San Giovanni, che hanno la possibilità di fare una caccia e di superare la mezza caccia di errore che avevano fatto prima a favore dei rossi. Intanto la palla però non viene giocata, si tiene sempre possesso palla, cercando poi il momento giusto per trovare lo spazio per andare poi a segnare una caccia. Sono sempre meno placcaggi a terra degli avversari. Questa è una cosa che fa pensare un po', perché bloccare l'avversario per creare dei varchi e quindi tenerlo giù a terra, come ce ne sono alcuni esempi adesso in campo, sì, e dava la possibilità anche di aprire degli spazi e di poter andare a caccia. In questo momento ce ne sono soltanto tre di coppie a terra, e questa è una cosa diversa dal calcio storico di qualche anno fa. Sì, intanto si sta richiamando ancora il calciatore di parte Verdi ad uscire, sì, ma dovrebbe essere il giocatore inquadrato qui dalla nostra regia, il calciante, che dovrebbe... Siamo un arbitro in maglietta bianca che lo vuole accompagnare verso l'uscita. Vediamo anche Palazzi dei Rossi che cerca di convincerlo, di incitarlo e di portarlo a prendere la decisione giusta, cioè quella di andare via. Se è stato espulso non c'è poco da fare. Sì, ora, io l'ho detto prima, se è stato espulso prendiamo per buono, non vorrei che questo esercizio dell'espulsione snaturasse un po' troppo questo gioco, perché non ho visto scorrettezze. Ora, al di là che fosse verde o rosso, non si può vedere, però non vorrei che fosse un po' abusato questo esercizio. Vediamo se esce, ma insomma non è molto semplice. Se è stato espulso, deve uscire. Non ho visto, e veramente non ho visto, che non posso girare. Pietro probabilmente ha visto qualcosa e che a me mi è sfuggito, però sai, se ci sono le regole purtroppo... Ma no, però ecco, il ragionamento di Pietro ha un suo perché, cioè alla fine se comincia a far uscire 3, 4, 5, 6, 7, 8 giocatori, poi alla fine insomma c'è da giocare. Ma ha anche ragione di dire che la gara sostanzialmente nella sua asprità, crudezza, è sostanzialmente corretta, ecco, sì. Sono ragazzi, ovviamente ho visto anche di belle scene, no. È uscito un giocatore dei Verdi per infortunio, non è uscito quello che doveva uscire per squalifica. Vediamo un po' che cosa succede, se effettivamente poi rimane in campo o cosa. Non riesce a convincerlo ad uscire dal campo, che ha l'arbitro sempre accanto a lui, ci sta parlando. Ecco l'ultimo avviso da parte dell'organizzazione per l'uscita dal campo del Verde espulso. Delfino Verdi all'espulso. Come? Lindi è un ragazzo albanese, in tanti anni è con noi. Un ragazzo però peraltro anche molto corretto. È chiaro, e poi Piazza ci può stare, certo. Di perdere comunque ancora. Ora sta uscendo. Ecco, ma nel caso non esca, che succede? Quello dicevo prima, non esistono regole chiare, non esistono norme, e quindi tutti se ne approfittano. Cioè, se ci fosse, faccio ipotesi, partita persa a tavolino, probabilmente uscirebbero subito. Probabilmente, non lo so, non è possibile, cioè, sbattersene altamente delle decisioni arbitrali. Se no, cioè, ognuno fa come vuole. Attenzione, la gara viene sospesa. La gara viene sospesa. È sospesa perché non è uscito. Viene sospesa, non è finita, è sospesa. Aspettate un secondo, anche perché i calciatori rossi stanno esultando. Ma in realtà, eccoci, qui ci sono un po' di problemi con gli arbitri anche, ci sono un po' di problemi con gli arbitri.
Aspettiamo un attimo, vediamo un attimo che cosa sta succedendo. Ragazzi, cerchiamo di darci una calmata, Sì, diamoci, diamoci una calmata, perché un attimino rientriamo, facciamo rientrare tutto in un alveo di normalità. Sì, infatti, perché è importante questo, sì, hai ragione. Io non so che cosa è successo, onestamente, come... Ma il regolamento c'è questa regola? Che... Ma, guarda, ti dico la verità, se l'hanno applicata penso esista. Alessandro ne sa più di me. C'era stato un tentativo di Pierguidi di fare un discorso del genere, però non è stato consolidato nel tutto. Però il problema è uno solo, cioè qui non è una questione di colori, è che manca una regolamentazione chiara per quanto riguarda le espulsioni. Questa è una cosa che va, cioè è una delle cose primarie, non esiste. Cioè, la colpa non è dei verdi, né dei rossi, né dei bianchi, né dei azzurri. Lì ci deve essere. Il comune mette una regola e si sa qual è. Invece così noi siamo andati avanti senza sapere quali sono le conseguenze. Probabilmente anche verdi, se avessero saputo che la conseguenza era questa, si sarebbero comportati in maniera diversa. No, non è la chiarezza. No, ma non c'è chiarezza. C'è la volontà di fare le nozze o le fichi secchi. Allora, dateci un regolamento, lo discutiamo, lo firmiamo, lo accettiamo. A onore del vero, io vedo molti calcianti verdi e calcianti rossi che si abbracciano e che sembrano quasi Filippo. Ma non mi sembra ci sia tutto questo astio fra di sé, no, ecco. Ora cerchiamo, io sto cercando di capire che cosa sta succedendo, anche perché ho visto che sono entrati in campo un attimo, la dico, se poi adesso è uscita subito. Quindi no, ma lasciate stare a fare, ognuno deve fare il proprio mestiere. Però voglio dire, adesso bisogna cercare di capire, dopo la sospensione, che cosa sta succedendo, perché probabilmente le due squadre dovranno ritornare in campo. Il personaggio che era stato espulso dovrebbe rimanere fuori dal campo e la partita dovrebbe riprendere. Questo è il punto di partenza, perché è stata sospesa, interrotta. Non è stata interrotta, non è stata assegnata la vittoria a nessuno delle due squadre, quindi sto cercando anche un attimo di capire se le persone che non fanno parte della partita in questo momento devono uscire oppure no. Sì, cerchiamo, se Gabriele Lachi ha qualche notizia, visto che lui si trova un po' lì nel cuore, sì, del dove vengono prese poi le decisioni, se ci può dare un aiuto o qualche delucidazione, perché è importante. Ancora qui non si sa se sia finita la partita oppure no, perché è stata sospesa. Sì, io cercherei di aspettare ancora qualche minuto per cercare di capire qual è la situazione reale. Perché vedo molti fotografi e cameraman in campo, però loro non fanno parte di questo momento, diciamo così. Credo che ci sia una sorta di conciliabolo per cercare di arrivare a una soluzione. Possiamo dire che al 35esimo la partita è stata sospesa per un giocatore dei Verdi che non usciva nonostante fosse squalificato. Che non era squalificato. Di Firenze, sì, probabilmente è anche quello il discorso, no? Ieri, ma io non voglio entrare in merito se il calciante avesse... Aspetta, abbiamo Gabriele Lacchi, sentiamo cosa ci dice. Allora Luigi, le forze dell'ordine si sono radunate qua fuori, subito fuori dall'ingresso della piazza. Per adesso non parla nessuno su quello che sta succedendo e su quello che potrebbe succedere, però c'è stata una sorta di raduno delle varie forze dell'ordine. Adesso vi aggiornerò su eventuali sviluppi. Ma che tu sappia, non sappiamo ancora se la partita è finita o se è solamente interrotta. No, dovrebbe essere sospesa a quanto si sente dire qui, però non sappiamo se potrà riniziare entro breve oppure no. Perfetto, grazie Gabriele Lachi. Appunto, vediamo anche dalla nostra postazione le forze dell'ordine che si sono portate vicino nella zona, appunto. Qui vediamo intanto, ecco, qui vediamo il momento in cui sì, gli arbitri sono è successo, stavano andando verso l'uscita, ma non ho capito a fare che cosa, probabilmente a protestare, presumo. Sì, penso andasse a protestare, credo il guardianino abbia preso paura, ma non mi sembrava
poi si l'hanno calmato subito, quindi no, lì non c'era cattiveria. Io non so che cosa ha scatenato la protesta di Stefano, non ne ho la benché minima idea. No, ma volevo finire, no, ma non per entrare in merito se il calciante avesse torto ragione, no. Fabrizio, però anche rifacendosi a ieri, ecco, lo ripetiamo, cioè partono su tutte e due. Scusami, sono entrambi del stesso colore, no? No, quello è Stefano. Questo è un guardalinee. Il guardalinee. E quello dietro è il capitano dei Verdi che lo stava rincorrendo. Non so, forse magari c'è stato un momento di incomprensione e ha avuto un po' paura l'arbitro. Gabriele Lachi. Sì Luigi, allora secondo le voci che abbiamo raccolto qua fuori la partita non dovrebbe riniziare, avrebbero vinto i rossi a tavolino di fatto, perché la partita è stata sospesa, mezza caccia a zero, quindi in realtà non è stata sospesa, ma non essendoci credo i presupposti per ricominciare. Io credo ci sarà la decisione definitiva da parte dell'organizzazione, ma e ci diranno, grosso è stato ci diranno il qualcosa verde, perché cioè anche ieri tutte le espulsioni sono avvenute, questo ripeto non vuol dire se ha torto in ragione, però doveva rispettare per non mettere in difficoltà proprio la squadra. Ecco, va bene Pietro, se sei d'accordo. Io sono d'accordo, mi diceva prima Alessandro, mettiamoci al tavolino e facciamo un regolamento chiaro, trasparente e univoco. Non lo possiamo cambiare due giorni prima, tre giorni prima. Ma è stato cambiato qualcosa nei giorni scorsi? No, ma questa della partita sospesa, questa dell'espulsione, io l'ho detto, se in tempi non sospetti si stava a 0-0. È un gioco maschio dal 1400, non lo facciamo diventare un gioco per i due hand di sacro cuore, perché il comune deve fare bella figura, perché in campo ci vanno 54 ragazzi che però, se fanno delle schifezze, devono pagare la responsabilità di ciò che fanno, non lo facciamo diventare il popolo, perché è un altro gioco. Ti chiedo, come fai se tu hai un giocatore che si è reso colpevole di aver fatto un errore, quindi deve essere espulso e non esce, tu cosa fai? Deve uscire. Voglio dire, è stata una decisione molto discussa, tra l'altro mi piace vedere Mario Daccenti e Palazzi che si sono salutati tutti i giorni, si sono, ecco, in maniera come deve essere. Però come deve fare? Come deve fare giustamente anche un arbitro o un arbitro di campo a far tornare le cose nel giusto, la giusta regola? Non è semplice. E questa potrebbe essere una scelta, non condivisa, però. Sì, non è semplice. Messo a questo, che siano chiare le cose. Dicevi. No, appunto, ritornavo sempre, ribadisco il concetto. Cioè, il ragazzo ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la propria squadra, perché è stato richiamato più volte. Ma questo senza entrare nel merito se il calciante avesse torto ragione, perché probabilmente aveva anche ragione. Però eventualmente le ragioni ce le facciamo dopo. Accettiamo la sanzione e poi dopo ne discutiamo. Bene. Certo. Allora, intanto il pubblico sta cominciando ad andare via. E quindi mi sembra, però ufficialmente non abbiamo ancora avuto nessuna notizie particolari, notizia. Quindi questo direi è fondamentale. Intanto Quadrato, il giocatore che diciamo è al centro di questa querela, sentiamo un po' il nostro Gabriele Lachi. Allora, ho appena parlato con Luciano Artusi che mi ha detto che la partita è ufficialmente chiusa, hanno vinto i rossi a tavolino. Ah, quindi questo, ecco, è... questo però non c'è l'annuncio, diciamo così, ufficiale dallo speaker, però se lo dice Luciano Artusi noi ci crediamo. Allora, io ne approfitto perché qui nella sua postazione è arrivato Massimo Pieri, tanti anni consigliere comunale, è stato presidente anche del calcio storico. Questa decisione è una decisione forte, però il calciante non usciva, e cosa dovevano fare? Ma io avevo 4 anni quando sono andato la prima volta in Piazza Signoria. Io da fiorentino battezzato al battistero non mi riconosco in questo gioco, non mi riconosco in questa manifestazione così. Questa è una roba che mi fa veramente schifo, punto. Voglio essere chiaro, senza se e senza ma. Il calcio fiorentino è un gioco alla mano. Nel 1500 si giocava anche con i piedi. Ci si danno le labbrate, che sono belle, ci vogliono 10 minuti di labbrate, ma si può vedere la palla che gira.
la palla che ti affondi, quello che ti allunghi, dicevano, esatto, le sovrapposizioni. Vogliamo vedere giocare noi fiorentini, siamo stufi di questa roba. Venendo alla partita di oggi, secondo me tatticamente hanno fatto una sciocchezza i Verdi, perché hanno la palla in mano, hanno la palla in mano, perdono di mezza caccia, mancano pochi minuti, è espulso. Bene, quando si gioca al calcio, esatto, a 11 cosa succede? Se c'è un espulso va fuori, qui è uguale, lui doveva andare fuori e tentare il tutto per tutto, i Verdi ce la potevano fare, non si capisce questa decisione illogica secondo il mio punto di vista. Ma io voglio ribadire, noi fiorentini di Firenze non vogliamo più vedere sta roba. 27 stanno in guardia, ma chi se ne frega delle belle risse, perché ci vogliono al calcio fiorentino, ma vogliamo vedere far girare la palla. Allora sentiamo un attimo le ultime da Gabriele Lachi. Sì, qualche aggiornamento sul fatto che il corteo storico di fatto si sta radunando pian piano e sta lasciando la piazza in qualche modo. Quindi si non ci sarà il corteo no, finale, non ah, giustamente lui nella vittoria non ci sarà, no, perché no, la decisione è stata una decisione extra campo, diciamo così, e quindi praticamente la partita finisce con la decisione di dare mezza caccia, cioè di dare la partita persa ai Verdi, in quanto non sono state applicate le regole dell'espulsione. Il giocatore espulso non è uscito dal terreno di gioco e al terzo avvertimento la partita è stata sospesa e quindi è stata data la vittoria a tavolino ai rossi. Rossi, giusto Gabriele? Adesso Gabriele Lachi lo sentiremo più tardi. Comunque Si vede che il corteo storico si sta andando via, di conseguenza il pubblico ha già lasciato gli spalti, gli spugnaioli, la misericordia e la fratellanza militare hanno portato via le loro attrezzature, quindi possiamo dire che la partita in questo momento è conclusa. Vediamo se il nostro Gabriele Lachi riesce a intercettare Michele Fierguidi per capire un attimo anche la decisione che è stata presa, se era nel contesto delle decisioni da prendere. Allora Luigi, guarda, lo stiamo cercando, ancora non abbiamo visto dove si è posizionato, anche perché qua c'è un po' di confusione, come immagini stanno lasciando tutti la piazza e in tanti stanno passando proprio di qui. Appena riusciremo a intercettarlo ti chiederemo la linea. Intanto vediamo uno dei calcianti storici, Gianni Lenzi stava cercando di spiegare con Lindy, esatto, dicendogli che forse sarebbe stato meglio che fosse uscito, no, e manca dicendo, non lo so che stanno parlando, sì, però Gianni manca in questa squadra. Gianni Lenzi è un giocatore che io scusa, vorrei ritornare un attimo sul discorso, faceva bene, perché nella grande maggioranza del discorso non ha torto. Perché guarda, è emblematico, io ti dico da ex calciante e da allenatore dilettante, è emblematico la partita di ieri, Michele Serra, grande giocatore, era in difficoltà a giocare, perché ovviamente giocando in una maniera totalmente differente, no, da come giocava lui, cioè prendeva questa palla e non sapeva dove andare, perché non aveva appoggi, non aveva sbocchi, ecco, giustamente non ci avete fatto bene, corretto, perché ha trovato qualcosa in cui si dia la palla più di 5 minuti, 3 minuti e non può stare in mano al colore. Come al basket, roba sì, del sì, genere, insomma, va trovato un qualcosa del genere. Comunque, fatto sta che i rossi, sicuramente Renzo, avreste preferito arrivarci in altro modo, però non è simpatico vincere a tavolino, però d'altra parte il regolamento non è stato rispettato, mi dispiace tanto, perché veramente era una partita giocata su dei canoni veramente corretti, tra virgolette era stata aspra, era stata maschia, però si vedevano anche fra calcianti, chi cascava in terra veniva aiutato a rialzarsi, sicché io da questo punto di vista non c'erano problemi. Fino ad allora Luigi, però i calciati verdi li avevano aiutato sempre all'espulsione, questa volta insomma forse c'era un po' di accordo da questo punto di vista, forse non si aspettava. Vedremo, sentiremo anche Gabriele Lachi se riesce ad avere...